Sempre Samsung Gatti, IFA 2012, presentazione Samsung ovviamente. Questo è il prodotto, il tablet Windows 8 con tastiera, ma non è la versione Pro. La versione Pro era quella con processori 5, 128 GB di memoria, 4 GB di memoria RAM e un peso un pochino maggiore, uno spessore maggiore. Qui abbiamo uno spessore inferiore per il tablet, un peso minore. L'interfaccia si gira, l'abbiamo visto in altri video, non si girava mai ovviamente, quindi è una impostazione software, nulla più. Dicevamo, quindi a livello hardware qui troviamo un processore Atom, quindi abbiamo tre tipi di processori diversi: i5 per il Pro, S4 per la versione diciamo base e un Atom Z2760 a 1.8 GHz con 2 GB di RAM per questo prodotto, 64 GB di memoria, di cui 53 realmente visibili. Un prodotto che non è Full HD ed è un bene a nostro giudizio. Abbiamo visto la versione Pro Full HD che con il sistema Windows non Metro, quindi con l'interfaccia classica, si gestisce veramente molto male, si legge veramente male perché è veramente molto piccola la tastiera, la visione di tutto il menu, di tutte le funzioni. Con l'HD invece apprezziamo molto bene tutto quanto il menu, si legge bene, è un HD maggiore perché è un 1366x768, quindi ottima risoluzione, interfaccia Metro, tutte le varie funzionalità, possibilità di passare, come vedete, in un attimo sul multitasking di tutte le varie funzionalità che abbiamo aperto fino adesso. Manca ovviamente il tasto start fisico qua, con tutte le funzionalità. Fotocamera da 2 megapixel, se non ricordiamo male, anteriore, posteriore, vediamo se riusciamo a non inquadrare la nostra faccia, da 5 megapixel con flash, back senza fuori della ventola che invece trovavamo nella versione Pro, back simile alla gamma Galaxy S Note, Galaxy S3. Abbiamo poi tutte le varie funzionalità che Samsung ha integrato, come la possibilità di utilizzare la penna con la S Pen e la S Suite, pennetta che si inserisce in questo foro, in questo momento assente purtroppo. Tutta l'interfaccia Metro, non stiamo mai a rivedere tutte le varie funzioni diciamo base, avremo un modo e tempo di fare focus quando il sistema poi sarà completamente uscito sul mercato. Possibilità di inserirlo nella tastiera un po' come la serie Transformer di Asus. Andiamo però a vedere le uscite: abbiamo una micro HDMI, volume, vari tasti accensione e spegnimento, jack per le cuffie, una bella USB 2, non abbiamo la USB 3 sulla versione non Pro. Abbiamo poi micro SD espandibile, Samsung ha presentato all'IFA anche micro SD 64 GB ultra rapide e slot per la SIM, perché comunque può essere un prodotto anche 3G. L'inserimento nella tastiera è abbastanza agevole, nulla di complicato, touchpad multitouch, tastiera chiclet, quindi con tasti separati. Abbiamo anche nella tastiera un'altra USB, mentre dall'altro lato abbiamo un'altra USB ancora, scusate, e il resto pulito. Un prodotto un po' pesante perché quando è chiuso siamo intorno a un chilo e mezzo, la parte solo tablet dovrebbe essere sui 700-750 grammi, non abbiamo le specifiche complete esatte, torniamo almeno un metro, eccolo qua. Un prodotto che si affianca agli altri due prodotti Ative Tablet. Andiamo poi adesso a vedere anche lo smartphone della gamma Ative. Un saluto a tutti i lettori di Acriblog, da Niccolò e a Gianni84.